Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio commentarvi quella che è la sorpresa di oggi, cioè le dimissioni di Zidane da allenatore del Real Madrid. Perché le commento? Perché vorrei fare chiarezza dal mio punto di vista circa quelle che potrebbero essere dinamiche e quelle che non potrebbero essere, visto che questa notizia ha destabilizzato un po' tutti, complice il fatto che molti giornali stanno già facendo ovviamente le loro, esprimendo le loro fantasie su scambi di allenatori, cose mai viste tra l'altro, ma evidentemente non aspettavano altro che una notizia del genere per insomma vendere un po' di più e fare qualche like in più. Appena prima ho visto che appunto perché si dimette Zidane dal Real Madrid, allora ci sarebbe questo scambio Allegri a Zidane, appunto lanciato da Sport Mediaset, che di sicuro non è una tra le più insomma testate insomma serie per quanto riguarda il calciomercato e affini. Cosa penso di Zidane? Beh, Zidane innanzitutto si lascia palesemente il Real Madrid per una mancanza di motivazioni e forse è consapevole del fatto che questa squadra, la sua, forse anche complice probabili cessioni di giocatori importanti anche per questioni anagrafiche, al di là di Ronaldo o cosa, ma si sa che sicuramente qualcuno andrà via e qualcuno arriverà. Il Real Madrid è fatta così, fa sempre il calciomercato, soprattutto sui grandi nomi, sulle figurine, per un discorso anche per poi ricavarne altro, chiaramente sempre grandi giocatori, ma sempre grandi nomi, molto altisonanti. È chiaro che per Zidane, da parte sua, l'aver visto forse anche qualcosa nella sua squadra, o forse semplicemente da parte sua, una mancanza di motivazione l'ha portato a fare una scelta del genere. Poi sono sempre dell'idea che nelle grandi squadre come quelle del Real, è difficile anche peccare di motivazione, ecco perché spesso subentrano anche delle dinamiche di spogliatoio che non possiamo conoscere. Quindi non sempre sono sempre, non credo sempre al 100% quando si dice solo mancanza di motivazioni. Può essere quello, ma sappiamo che Real Madrid è un gruppo di fenomeni, di grandi giocatori, di anche prime donne da una parte, quindi chissà cosa può essere successo. In ogni caso la mancanza di motivazioni di Zidane è un motivo, insomma, chiarissimo per anche lasciare la squadra. Mancanza di motivazione che appunto non c'è stata da parte di Allegri, visto che viene continuamente paragonato questo discorso qua, visto che molti già iniziano a fare pronostici sul fatto che Zidane possa arrivare alla Juventus, visto che magicamente tutti siamo dimenticato quello che ha fatto Allegri con questa squadra che non è il Madrid e quindi già tutti siamo già a sperare in un arrivo di Zidane al posto di Allegri che è già stato in qualche modo dimenticato, ricordo un po' molto quello che anche in via preventiva in realtà, perché Allegri per ora è solidissimo nella sua panchina, ricorda molto quello che è successo con Napoli e Sarri, visto che una parte di tifosi del Napoli non ha dimenticato Sarri, ma ha detto sì, in effetti forse è meglio Ancelotti. In questo caso, da parte mia, dovesse arrivare una cosa del genere, cosa che comunque non arriverà sicuramente a formarsi, non sarei dell'idea, perché io penso che Allegri per gli obiettivi che la Juventus ha, e ricordiamo che non sono gli obiettivi del Real Madrid, perché vorrei ricordare la diversità di posizionamento all'interno del panorama internazionale tra Juventus e Real Madrid. Parliamo di due tra le migliori squadre europee, ma Real è nettamente la più forte. Il fatto che ogni anno punta la Champions League è perché ovviamente può farlo, perché ha il giocatore più forte forse dalla storia insieme a un paio d'altri due, uno è Messi e l'altro potete scegliere voi, che è appunto Ronaldo, e perché ha una rosa di livello altissimo, in cui il più scarso forse è il portiere, quindi parliamoci chiaro, portiere che comunque è titolare della nostra nazionale, che comunque è un portiere valido tra i tanti, ma è il più scarso. Invece nel più scarso troviamo come Sturaro, che è 10 volte più scarso rispetto al loro giocatore più scarso. Quindi chiaramente è ovvio che loro possono, non dico programmare, ma puntare per una buona fetta del loro anno, della stagione, sulla Champions League, perché in effetti sono i più forti. E i più forti alla lunga vincono sempre, così come succede con la Juventus in Italia. Noi siamo più forti e abbiamo la capacità e il dovere di puntare sempre al campionato perché quella è la dimensione in cui noi siamo eccellenti. Poi per quanto riguarda, e questo è un discorso che facevo anche su un gruppo WhatsApp con gli altri miei colleghi youtuber, la Champions League lo vince per il 60-70% delle volte il più forte. Ci sono dei casi, Inter, Chelsea, così via, che sono dei casi delle imprese da parte dell'Inter e del Chelsea, ma imprese che vengono fatte da una squadra ogni tanto e in 10 anni due o tre squadre faranno un'impresa del genere. Impresa che però deve essere condivisa con tantissime altre squadre, perché poi parliamoci chiaro, le squadre anche qua nei prossimi anni ci sarà Juventus, ci sarà il PSG che vuole sicuramente fare la sua, il City di Guardiola che dopo aver vinto lo scudetto del campionato inglese sicuramente vuole fare la sua parte appunto in Europa, c'è Mourinho che comunque con il Manchester United ha sempre avuto una squadra molto forte, potrebbe essere la sorpresa Sarri col Chelsea se andasse appunto in porto questa trattativa. Perché è vero che Sarri l'ha tralasciato con Napoli la Champions League, ma col Chelsea dovrebbe essere una cosa diversa, è un allenatore molto bravo.
Poi parliamo delle spagnole, il Barcellona, che non è la più forte attualmente, ma sicuramente sa il fatto suo, e così via. Quindi quel 20-30% deve essere di probabilità che vinca una squadra che non sia la più forte, è suddivisa in quante squadre? Tantissime. Quindi è facile che non capiti mai alla Juventus, e quando deve capitare qualcuno sicuramente non è la Juventus, e questo è lo score che abbiamo visto ultimamente, contando che abbiamo fatto due finali negli ultimi anni, quindi vuol dire che ci siamo avvicinati lì, ma non siamo mai entrati in quel 30% che ho lasciato alle imprese di squadra. E quindi è questo. Quindi anche il discorso di Zidane in qualche modo è un discorso di motivazione sua. Adesso sarà interessante capire quello che il Real vuole fare e il valzer di punti di attori che potrebbe esserci, o meglio valzer. Già si vocifera che Zidane andrà a prendere su la nazionale francese dopo la fine dei mondiali. Potrebbe essere un'alternativa interessante anche per Zidane, che è francese, lo è. Però c'è da capire chi andrà invece a Real, contando che allenatori molti sono già insediati negli ultimi tempi, penso ai vari, vabbè, Emery, senza accostare al Real Madrid, però Emery, Tuchel del PSG, praticamente tutti gli allenatori sono sistemati, quelli che hanno un nome importante. L'unico che è in giro dovrebbe essere, se venisse confermato Sarri al Chelsea, in effetti Antonio Conte. È una suggestione, cioè nel senso che sarei curioso di vederlo al Real Madrid, un po' perché alla fin fine, nonostante tutto quello che è successo con Conte come allenatore ha fatto vedere delle belle cose, e in confrontarsi con la realtà che gli paghi il ristorante a 100 euro sarebbe veramente interessante, però non credo che sia un nome molto insomma, affascinante per il Real Madrid, conoscendo un po' l'ambiente Real, così da come se ne parla. Zizou era un ex giocatore, quindi ovviamente aveva un po' la via spianata in tal senso. Quindi sono molto curioso, Zidane veramente può aprire una voragine che potrebbe essere colmata bene e una voragine che potrebbe essere non colmata. La mia speranza è che in qualche modo la squadra più forte degli ultimi, forse tutta la storia, perché parliamoci chiaro, alla fin fine forse parliamo veramente della squadra più forte della storia, di questa squadra, questa formazione, non tanto il Real che lo è di già, chiaramente potrebbe essere la fine di un ciclo, che per fine di un ciclo vuol dire che il Real poi non andrà a fare niente, ma semplicemente potrebbe tranquillamente andare lì per giocare, per vincerla, ma non vincerla, lasciando spazio a qualcun altro. Non dico che siamo noi, ma magari potrebbe un po' sconvolgere l'andamento della competizione europea di qui ai prossimi anni, visto che comunque il dominio spagnolo si sta secondo me chiudendo per quanto riguarda la Barcellona, che sta avendo un breve periodo di stop, anche se tornerà sicuramente alla ribalta prima o poi. Abbiamo sempre un Atletico che vince l'Europa League, oppure un Siviglia, squadre comunque minori che riescono a vincerla, ma che sono sempre secondo me in fase calante e che sono lì grazie agli allenatori sempre molto validi che hanno avuto prima fra tutti Simeone. Ora per il Madrid sarà una fase interessante di sviluppo, potrebbero essere le cessioni, ma la cosa che più mi fa interesse è vedere se questo Real Madrid calerà o meno e vedere quali saranno i svolti anche per le altre squadre europee che si contendono le competizioni in Champions. Quindi probabilmente il prossimo anno avremo, forse per il primo anno, una Champions, anche perché comunque quando cambia allenatore non è certo che si ripeta ciò che è stato fatto. È successo in poche occasioni, una delle ultime è stato noi in Italia, dopo Conte e con Allegri. Non credo che rimanga questa cosa qua anche a livello europeo del Real Madrid. Quindi veramente sono curioso, non tanto per il Real, che comunque non è affar nostro, ma per quello che potrebbe essere lo sconvolgimento europeo per tutte, che potrebbe andare a beneficio o meno anche a noi, e vedremo un po' quello che sarà. Nel caso diamo priorità a ciò che è il nostro. Io sono contentissimo di Allegri, e se Allegri è rimasto è perché ha ancora motivazioni che magari non hanno altri giocatori che potrebbero essere ceduti, e come sempre la politica Juve dice: se chiede la cessione a un giocatore lo vendo, e quindi se questo giocatore non ha più motivazioni sicuri che lo andrà a chiedere. Per quanto riguarda Allegri, è un uomo intelligentissimo, maturo, soprattutto nelle scelte professionali che ha fatto. Io penso che se avesse avuto mancanza di motivazioni sarebbe stato il primo a tirarsi indietro. È stato così, quindi sono sicuro che ne avrà. E con i, non dico sconvolgimenti, ma con i cambiamenti anche interessanti che potremmo avere quest'anno in quanto a rosa, sicuramente il prossimo anno ne vedremo delle belle. Adesso sta nelle mani, per quanto riguarda Juventus, della società, di dare ad Allegri un centrocampo interessante. Credo che da lì si potrebbe veramente guardare in avanti con molta, molta speranza in poi in tutti i campi. Forza Dio come sempre, e in bocca al lupo a Zizou per i suoi prossimi lavori. Ciao. Paura, paura.